La presenza di numerose seconde case, a volte sottoutilizzate, può rappresentare un fattore limitante per lo sviluppo turistico dei nostri territori montani. La loro messa sul mercato degli affitti è una potenziale leva di sviluppo economico. Può favorire l'ampliamento della stagione turistica e determinare ricadute positive. A Lanzo, nella sede di Graie Sub, nell'ambito del progetto europeo Beyond Snow Alps, è stata illustrata un'interessante esperienza realizzata nelle Alpi Trentine da Hospitar. Tania Giovannini, dunque, c'è un patrimonio che merita di essere valorizzato, immobili che possono rientrare in un circuito. C'è un patrimonio che è veramente uno spreco per le risorse pubbliche e anche per le risorse private. Cerchiamo di aprire le imposte convincendo le persone che mettendo a valore il proprio immobile ne guadagniamo tutti sostanzialmente. Aprire quelle imposte significa anche fare manutenzione, perché gli immobili ne hanno bisogno ogni tanto. Più che ogni tanto, una casa chiusa deperisce molto più velocemente e quindi abbiamo anche scoperto nella nostra ormai insomma statistica che va avanti da un po' di anni il fatto che quando le persone aprono queste imposte anche ad altri, guardano con occhi diversi il proprio immobile, quindi ci tornano più spesso, reinvestono quello che guadagnano nell'immobile cercando proprio di rimetterlo in fruizione per tutto l'anno. Si riesce a convincere queste persone, perché i piemontesi sono molto conservatori, ci riusciremo anche qua? Ma in Trentino non siamo molto diversi, poi terre di montagna, le culture, l'identità si assomigliano in qualche modo. Questa è la vera sfida. Esperienza interessante, adesso si tratta sul territorio di suscitare l'interesse dei proprietari di seconde case. Io credo che in questo senso il ruolo della pubblica amministrazione e delle amministrazioni locali sia fondamentale, perché sono garanzia che il progetto è serio e allo stesso modo offre da una parte uno stimolo allo sviluppo del turismo, anche di un turismo sostenibile, e dall'altra offre ai proprietari di case la possibilità di coprire alcuni dei loro costi fissi, magari mettendo a disposizione per un certo periodo dell'anno la loro abitazione per affitti brevi. Questo è il cuore di tutto. La riflessione da cui parte il progetto Beyond Snow è proprio questa, il fatto che nell'arco di 10 anni, 15 anni, il turismo della neve a media quota non sarà più una realtà che permette di essere economicamente sostenibile per le comunità, e quindi bisogna trovare delle alternative che permettano alle realtà montane di non subire uno spopolamento, quindi creare dello sviluppo economico che sia sostenibile ma che tenga conto delle mutate condizioni del cambiamento climatico.